Ed interviene anche il dottor Lucio Pastore, che si batte a difesa della sanità pubblica, rilanciando la richiesta alle istituzioni di operare per la tutela della salute di tutti. Interviene sulla chiusura del punto nascita a Termoli ed allarga le riflessioni alle criticità del sistema sanitario. Dottor Lucio Pastore, lei da anni è vox clamante in deserto, una voce non ascoltata, ha parlato, ha previsto lo sfascio, i guasti della sanità pubblica molisana. In questi giorni si è registrata un'ennesima tappa, quella del posto nascita di Termoli che è venuta a mancare. Ma guarda, non era così difficile capire che l'intenzione era quella di distruggere la sanità pubblica. Bastava saper leggere gli eventi. Logicamente lo fanno con una tecnica definita della rana bollita, cioè va fatto lentamente questo processo, perché sennò la gente si potrebbe ribellare. Invece, se si fa un pezzo alla volta, ci si abitua pian piano ad andare verso una sanità privata. È quello che sta succedendo adesso in pratica, perché allo smantellare del sistema pubblico si accentua sempre di più quella privata. E anche questo avviene con uno step molto lento, cioè apparentemente sembra che non cambi niente, ma man mano aumenteranno i costi e poi ci sarà una situazione per cui non tutti potranno curarsi se non si hanno soldi. Per far chiudere una struttura basta cominciare a tagliare i fondi, a non dare personale, a tagliare la strumentazione, per cui non si raggiungeranno più gli obiettivi e questa struttura morirà. La politica, quando vuole far fallire, basta che fa queste scelte, quindi sono scelte politiche alla base della distruzione delle strutture pubbliche. Del resto, il nostro precedente presidente Frattura ha ceduto interi pezzi della sanità pubblica al privato convenzionale, ci ha tagliato i fondi, per cui i nostri malati adesso giacciono sulle barelle in attesa di un posto letto. Per fare un esame bisogna aspettare i tempi biblici, per non parlare dei ricoveri. Cioè, il risultato lo si ottiene per scelte politiche più che chiare. Che altro dobbiamo aspettarci? Ma dobbiamo aspettarci un progressivo smantellamento di tutte le strutture pubbliche, quindi molto probabilmente la chiusura anche di Isernia e Venafro nello spazio di 3-4 anni e il trasferimento progressivo alle strutture private convenzionate e ancora un altro elemento, l'introduzione delle assicurazioni nella gestione come secondo pilastro, per cui bisognerà pagare premi di tipo crescente in rapporto all'età e alle patologie. Cioè, andiamo verso un sistema americano.